Grazie Presidente. Per quanto tempo? How long? 3 minutes? You have 3 minutes, yeah. Thank you. Grazie signor Presidente. Vorrei anch'io esprimere solidarietà con le vittime, ma la solidarietà da sola non basta. Noi dobbiamo assumere un solenne impegno davanti alle vittime per un lavoro convinto, forte, determinato per la prevenzione di questi eventi. E allora noi dobbiamo intanto chiederci il perché. Ecco, certamente io vedo in questo una componente del riscaldamento globale che ha aggravato gli eventi estremi. Gli eventi estremi che sono di lunghezza dei periodi di siccità, anche il commissario Dimas, che io ringrazio per la sua presenza, lo ricordava, ma vorrei anche ricordare l'aumento della intensità della pioggia e che quindi anche questo non trova riscontro nel passato. Io ricordo che un aumento di 2 gradi, da 20 a 22 gradi della temperatura dell'aria, aumenta del 12% il contenuto del vapor d'acqua nell'atmosfera e quindi il contenuto di energia dell'atmosfera. E purtroppo ne abbiamo avuto conferma anche con l'uragano Katrina. Quindi noi dobbiamo fare effettivamente tutto quello che possiamo per organizzare i soccorsi di difesa civile e questo è realmente un compito a livello di Unione, non più solo degli Stati membri e quindi dobbiamo rafforzare questo impegno di intervento dopo la catastrofe, ma soprattutto dobbiamo rafforzare proprio guardando all'aggravarsi degli eventi estremi tutto un piano di prevenzione. E che vuol dire manutenzione dei corsi d'acqua e evidentemente quando si va sul territorio bisogna fare tutto quello che è necessario sul territorio e quindi anche una manutenzione che permetta lo sfruttamento idraulico dei corsi d'acqua, vuol dire riforestazione e recupero della biomassa a fini energetici e quindi tutta una opera di implementazione, di sistema. E questo che io vorrei richiamare e che non ho ancora sentito, perché dobbiamo fare in modo che tutto questo possa sostenersi con le proprie risorse e costituire una grande risorsa complessivamente dell'Unione. Ecco, quindi una opera che deve aumentare la nostra sicurezza idraulica, la nostra sicurezza geologica, la nostra sicurezza antincendi e permettere di sfruttare le energie che si possono raccogliere quando si va sul territorio. È un intervento di sistema che io chiedo che l'Unione promuova e a supporto delle azioni degli Stati membri. Grazie.